Ma che bel castello, Marco di Rondirondello, che bel castello, Marco di Rondironda. Oh, la Luciadores e sdraiatori di catapulte, ben ritrovati dal vostro Silver Knight molto orizzontale. Come ho fatto a ridurmi così? Non lo so. Allora, se regolo la traiettoria dovrei riuscire a colpire il villaggio. Adoro la fisica balistica, sono bei momenti. Allora, qua io posso scendere. Ah, è una scorciatoia! Ci manda da un villaggio all'altro. Ok, fighissimo. Non me l'aspettavo, sono basito, nonché spiazzato. E vediamo se possiamo migliorarla, sì. Ok, perfetto, sì. Quindi abbiamo acquistato tutti e tre i potenziamenti di questa pala. E questo va bene così, quindi non avremo soldini per fare altro. Vediamo un po' la catapulta a sto punto, dove ci scatafotte, dove ci scatapulta. Però prima... Mannaggia i pesci, no, prima di vedere la catapulta abbiamo lui da combattere perché è un evento unico. Fra l'altro... Oh, è tornato Black Knight. Ok. Ok. Bene. Sarà diventato più forte? Aia. Ci abbiamo appena rimesso il nostro attacco speciale. Ok. Beh, no, mi sembra tecnicamente sempre lui. No, fa questo attacco in più che prima non faceva. Vabbè, non mi sembra niente di inaffrontabile. No, fa l'attacco anche in salto. Vabbè, tanto le mie palle ti prenderanno prima o poi. Tu, ciucciatore di cunicoli. Ah, puoi anche parare i miei attacchi. Sei fico allora. Sei migliorato non poco. Però se io li faccio doppi, te li puppi nel secchiello. In effetti... Sì, no. È la versione difficile di quanto era prima. Sta a vedere che ci apre come degli salvadindaroli. E vorrei evitare di morire io, eh. Siamo ad armi pari. Guarda in pala. Vai, vai, no. Dai. Porca Eva, sì. Oh, avevamo caricato l'attacco speciale, ci tenevo ad usarlo. E anche qui di nuovo ci siamo salvati per il manico del cucchiaione. Praticamente per un niente. Posso dire che sono felice lo stesso? Va bene, quindi era anche questo un mini boss extra che ci permetteva di ottenere un bonus. Che bello, stiamo diventando dei polaretti. Scorciatoia? Perché punto di domanda? Scusa, eh. Perché le catapulte sono... Ehi, ho sentito che c'è un doppio segreto super nascosto nella sala dei campioni. Dove sarà? Non lo sapremo mai, però voglio vedere dove mi butta sta cosa. Ah, ok, alla fin fine gira che ti rigira sono i tre villaggi. Bellissimo, perché io rimango sdraiato al suolo come un pipparuolo di gomma. Sono bei momenti, sono bei momenti. Ah beh, visto che l'abbiamo raccattata, dubito che riusciremo a raccogliere tutte... come si dice? Tutte le pergamene. Si attiva in automatico. Bene. Scusate, ma... Oh, proprio qua volevo andare. Che culo. Salve. Perfetto. Certo che accetto. Va bene. Ciao, mi raccomando. In gamba, eh. Ci vediamo alla prossima. Io farei un saltino extra da Chester qua sotto a vedere se
adesso vende qualcos'altro. Io un giorno o l'altro lo picchio. Va bene. Ce n'è di gente strana al mondo. Ok, abbiamo tutto. Tutto il tuttevole ce l'abbiamo. Ottimo, quindi il sospetto che fossimo arrivati all'incirca a metà del gioco era abbastanza fondato. Capisco. Adesso vediamo di evitare la catapulta nella sua peggiore delle applicazioni. Saltiamo sulla mugnaia, perché mi diverte sempre farlo. Bellissimo che possiamo continuamente raccattare pergamene cadute in disuso come se fossero cose scritte in aramaico. Allora, dovevamo provare questo bottino del pugile, certo. Allora, qua fazzistami. Perfetto. Ok, ci siamo capiti. Quindi è un livello solo così. Una volta imparato ad usarlo non è poi così difficile. Quindi anche qua. Ah no, ok, c'è roba. C'è roba. Non credo si possa morire in questo livello. Ah sì, si può morire. E stranamente io posso farlo. Hai capito, caro amico cavallo? Tu, uomo chiamato cavallo, che sussurravi ai cavalli e che hai il cavallo dei pantaloni un po' basso. Vabbè. Allora, calcolare la tempistica di salto è una cosa abbastanza semplice per la razza umana, non per il Sil. Allora, la parte difficile non è prendere il tempo, assolutamente. Non è assolutamente difficile prendere il tempo. La parte difficile è dettata solo e esclusivamente dal fatto che bisogna saltare tenendo schiacciato in su. Se schiacci in diagonale, parte il colpo di pala. Quindi le cose vanno fatte con tutti i crismilicia del caso. Allora. Ok, se mi vuoi far dannare. Ah, ok, non posso perdere tempo in alcun modo. Benissimo, e vaffanculizzati però, Basta, basta, ragazzuoli, basta. Basta, ragazzi, basta, basta. Lo sapete che poi morite voi, vero? L'avevo detto io. Non dite che non l'avevo detto, là potevo forse spaccare qualcosa. Mi tengo il dubbio, mi tengo il dubbio. Ancora. Allora, che... ecco, queste sono le cose che odio con tutto me stesso. Anche se poi ce la faccio, ma fare queste cose in sequenza è una cosa orribile. Potrei tornare indietro per prendere il diamante, ma non lo farò. Allora. Ok, no, ho sbloccato il trofeo dacci dentro, che credo sia dovuto alla sequenza di ben qualcosa. Un altro spartito, quindi potremmo tornare dal nostro amico di nuovo. Nostro amico, vostro amico, perché io non frequento certa gente. Allora, era di qui. In effetti la catapulta è un'ottima trovata, devo essere sincero, un'ottima trovata. Oltre che essere divertente, è una scorciatoia saggia. Shovel Knight sta brillando, mi piace veramente tanto. Laddove è frustrante è solo limite mio. Niente di più, niente di meno. Allora, e voi direte, perché vai a portare ogni volta al bardo bastardo? Fra l'altro, no, ok. Stavo ponendo il quesito. Allora, sì, se posso, sì. Per quello che sono tornato nel villaggio. 6.000, assolutamente sì. Perché per quanto stiamo usando i poteri e le cose, avere anche 10 punti magia in più può rivelarsi una cosa veramente utile e basilare. Allora, io non mi ricordo, già che siamo da queste parti, il costo effettivo. Ormai sto prendendo dello sprint in questa cosa.
Vorrò una catapulta anche per alzarmi dal letto la mattina. Allora, noi possiamo, grazie a lui, cambiare le armature che abbiamo già acquistato e alternarle secondo del livello che dovremo affrontare. Questa cosa è saggia, anche perché siccome tendiamo anche a cagarci addosso di fronte ai salti, poter mettere un'armatura pulita non è una cosa brutta. No, volevo più che altro vedere i prezzi delle armature che ci mancano. 4.000, 6.000, 8.000. E qui mi puzza. Mi puzza di armatura segreta, però può darsi anche di no, eh. Può darsi che siano solo 6. Anche perché ne vedo esposte 5 più la nostra. No. Sì, boh, va bene, fa niente. Quindi io in teoria potrei fare una cosa del tipo un trucchetto magico un po' balordo. No, però 6, 14, 18. Ora che ho raccattato 18.000, tiriamo domani. Quindi lo farò. Perché tutto sommato non è che ci voglia neanche sto gran sbattimento. E come vedete abbiamo ottenuto tutti i soldini necessari per pomparci tutte le armature. Allora, come avevamo detto, la cotta del mago sacrifica parte della protezione per un limite di magia superiore e sottrae la magia ai nemici sconfitti. E questa può essere molto interessante, perché ci permette appunto di recuperare i tocchi di magia. Presumo sia viola, come sapete io i colori li vedo come andando a funghi, quindi non sono affidabile. Poi abbiamo maglia dello slancio, prevalentemente rinforzata, ti mantiene stabile se colpito dai nemici, ma fermarsi è più difficile. Sono curioso anche di vedere come funziona questa, che oltretutto è fighissima. Ok, più scivolata forse, boh. Va bene, ma quella che mi interessava era questa, sfarzosa, acrobatica, inutile. Io non vorrei che questa ci permettesse di guadagnare molto più oro, e per scoprirlo conosco un modo fantastico, anche perché visto che siamo belli schillati come dei pomodorini golosi, in effetti potevo andare a pupparmi la mia bellissima catapulta, visto che adesso siamo schillati come dei pomodorini golosi, abbiamo tutte le armature, perlomeno quelle base, e abbiamo tutte le skill per la vanga, possiamo rifarci il primo livello. Alle capriole, quanto è ninja! No, in effetti mi sembra che i mob stessi, se colpiti, droppino più roba, no? No, cazzata. Può essere, vediamo. Questo livello doveva darci circa 3.000 monete, quindi sarà un amen renderci conto del fatto che ce ne dia ancora meno. Come vedete abbiamo sbloccato il comodissimo potere che disfa le pile di rumenta in un solo colpo, quindi faremo molto più la svelta. Quanto è figo, mi sembra anche leggermente più veloce per quanto riguarda i salti, e questa cosa ci piace. Certo, non vorrei poi ritrovarmi con brutte sorprese. Tacete. E vedremo, vedremo. Voilà, 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 voilà. E guarda, anche un voilà, così. Tanto per non saperne leggere né scrivere. Allora, qui possiamo scatafottere le scintilline. Comodissimo anche questo di attacco caricato. Cioè, che se ripenso a quello che è stato fare la prima volta a questo livello, obiettivamente adesso è una passeggiata di salute, eh? Come in tutti i giochi, quando si fa un pochino di esperienza e quando soprattutto si comincia a aver memoria delle cose, è tutto un altro andare. Io per farmare, oltretutto, ho fatto il livello quello del re sciccoso, il King Knight, e l'ho fatto anche quello senza morire, cosa che non mi sembra di aver fatto di primo acchito. Quindi yuhu! Yeah! Ci sentiamo molto più fighi, poi magari non lo siamo, ma chi se ne frega, fa tanto bello, possiamo bullarci un pochino. Voilà. Anche questo attacco caricato, che funziona, vi ricordo, sempre solo quando abbiamo l'energia al massimo, per cui basta avere un mezzo quadratino in meno e l'attacco con le scintille al suolo non funziona.
e vi garantisco che, vista la comodità di questo attacco, sarebbe un grave peccato non poterne usufruire più mai più, perché si viene colpiti. Voilà. Logicamente, una volta ripristinata l'energia, l'attacco torna a essere quello che è sempre stato, quindi eventualmente basta un po' di pollo o una carotina figa figa e siamo a posti. Ecco, ce lo possiamo fare, magari, bravo. Voilà, guarda lì che bello, guarda lì che bello come spacola proprio il ciarpame, come lo spacco io non lo spacca nessuno, eh. Ok, vediamo di evitare di fare figure barbine. Io fra l'altro sto raccattando monete anche con la strana sensazione di non avere la minima idea se me ne servono ancora o meno. Noi le raccattiamo, visto che comunque sia ho sempre temuto che il famoso livello 0 potesse essere un problema. Mi faccio anche questo giusto per vedere se effettivamente sono un pochino più in difficoltà con i salti, ma mi sembra tutto sommato di no. Cioè, ho dato il peggio di me in altri frangenti, in poche parole. Va bene, benvenga. Voilà. Bravo, così. Vai. Yeah. Ecco, come stavamo dicendo giusto appunto, questo livello, se ricordato in memoria, diventa un modo molto molto rapido per raccattare appunto 3000 di neri. 3000 e spicci, poco più. Io, come vi ho detto, ho fatto questo un paio di volte e quello successivo una volta sola, quindi per farmare 18000 monete d'oro non è che ho poi dovuto dannarmi chissà quanto, eh. Quindi tenetelo presente che può essere un buon viatico, anche perché giusto appunto il gioco diventa estremamente più facile. Se facile la si può usare come parola di uso comune e corretto per definire questo gioco, che facile facile non è, è magari un po' old school nei modi, ma va bene così, ci piace tanto anche per questo, giusto? Allora vediamo di non fare figure proprio. Ecco, è impressionante come io non sia ancora riuscito a sbagliare quel salto, io che come sapete sono proprio negato per i salti anche nella realtà, neanche il salto del pasto mi viene decente, e di questa cosa dovrei vergognarmene, poi per forza che mangi pistacchi. Voilà, 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 e voilà, guarda lì che bello, sono bei momenti, bei posti, bella gente e anche bei muretti da spaccare a scapocciate. Voilà. Mi sto preoccupando, riesco a fare tutto il livello senza fare una figura barbina. Non abbiamo neanche bisogno di pigliare il pollo. Attenzione, la domanda è, visto che finora non ce l'avevo proprio mai fatta a farlo completamente senza danni, un livello 1 no damage non l'avevo ancora fatto, la boss fight sì, e mi aveva sbloccato un trofeo, che poi non so se sia un trofeo che si ottiene con ogni boss. Però abbiamo completato completamente il primo livello in no damage. Sì, nessun danno, sblocca un trofeo. Io non so appunto se questa cosa si sblocchi in tutti i livelli, però sappiatelo appunto che potrebbe tornarvi utile fare questo livello, che come avete visto diventa molto facile quando si ha il personaggio skillato e fatto in no damage da un trofeo, se siete i soliti cacciatori di platino, brutte persone, lo so. Quindi quello che andremo a vedere nel prossimo episodio cosa è? Abbiamo tre alternative. Allora, nave arenata, covo di Polar Knight, uno di quei bellissimi livelli di ghiaccio che io odio di più dei livelli subacquei. Torre dell'orologio, covo di Tinker Knight, sarà questo con tante piattaforme in movimento, lo odierò ma mi piace già l'idea. Macchina volante, covo di Propeller Knight. Ok, ci siamo, porta chiusa, batti Polar Knight, dovremmo batterli tutti e tre. Volo artico, bellissimo, queste porte che sembra che ci lasciano qualche decisione in merito, ma in realtà ci costringono a superare tutti i livelli
senza risparmiarci. Va bene, figata, mi piace tanto. Questo episodio è venuto un pochino più lungo del solito, ma ne è valsa davvero tanto la pena. Il nostro Silver Knight è diventato un Gold Knight, si è evoluto, sembra Aldebaran del Toro dei Cavalieri dello Zodiaco. Questa cosa lo rende ancora più fico. Quindi, prima che arrivi Pegasus a farci fare la figura degli scurnacchiati, Lucedores, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo dannatissimo episodio di Shovel Knight. Ciao ciao!